ufficialmente One Week Out. Oggi si entra in P-Quick, farò vedere quello che è un full day of eating per capire un po' come verrà gestita, che in realtà sarà spezzata in due, in quanto ho il programma da Peppe fino a domenica, poi col check lunedì e capire come gestire poi giovedì, sperando poi anche di considerare il weekend, qualificandomi poi per la gara successiva già a Rimini. Oggi quindi si ricarica un po', abbasserò un filo le proteine, ho già fatto il primo pasto, 50 g di avena, 200 g di albume e un filo di burro d'arachidi, ho fatto cake. Per ogni pasto vi metterò qua i macros, così vediamo a fine giornata quante calorie e quanti macros sono. Abbiamo 30 g di carbo, 9 g di grassi e 29 g di proteine. Nelle scorse settimane, tra l'altro, mentre stavo editando, mi è caduta tutta l'acqua sul portatile, si è ridotto un po' maluccio. Oggi che ho la giornata libera, ho il rest day dell'allenamento e tutto quanto, volevo sfruttarlo per riuscire a portarlo alla Apple e capire se o si riesce a aggiustare o se invece è necessario comprarlo nuovo, anche perché mi servirà parecchio in questo periodo tra viaggi, Rimini, le gare successive in cui avrò per forza bisogno di un portatile per riuscire a fare contenuti mentre editare quando sono via qui. Ragazzi, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Questo è il mio vecchio MacBook che purtroppo non c'è modo di far riparare. Mi hanno detto che con i danni riguardanti quello che è l'acqua, eccetera, cavolo di casino. Quindi sono andato, forza di cose, sulla scelta del nuovo. L'ho preso stessa quantità di memoria, quindi 512 giga. Con questo ci devo lavorare per il coaching, editare video e principalmente fare queste cose qua. Quindi non sono un mega programmatore iper giga... Insomma, questo è il concetto. Comunque, sono contento perché ho trovato un'ottima soluzione e in questo periodo appunto sono in grado di poter editare mentre sono in giro e quindi continuare a portare contenuti soprattutto su YouTube, che altrimenti non riuscirei a fare se non avessi dietro un portatile che mi permetterebbe di fare questo. Quindi sono contento, almeno così sono sicuro di essere operativo 100-100 in qualsiasi contesto per i contenuti. Secondo passo della giornata, qui ho 30 grammi di proteine, l'ho fatte tipo budino, tipo cremina, così me la godo un po' di più dello shake. E qua sono 50 grammi di gallette. Continuo al volo e farò il pranzo dopo. Questi sono i macros dello spuntino. Terzo passo della giornata, io ormai questi li chiamo i prep tacos. Sono un pasto fantastico. Due fette di pane azzimo fatto tipo piedina. In questo caso ho 150 g di pollo. In uno ho messo la salsa teriyaki zero di Prozis e nell'altra la salsa barbecue zero di Prozis. È decisamente il mio pasto preferito in questa prep ed è quello che soprattutto, sia in realtà a carbo bassi che a giorni di carbo alti, cerco sempre di farmelo, perché mi dà un po' l'idea di avere un pasto quasi non da dieta, appunto per comunque il gusto che ha e il tipo di pasto che ha, quindi per me è tanta tanta roba. Ragazzi, provatelo. In termini di calorie abbiamo, non metto olio perché lo a questo punto metterò in quello che sarà il quarto pasto, che sarà sempre pollo, a caso ci aggiungerò un po' di verdure al quarto pasto e vedrò come gestire i carboidrati in quel momento. Quindi per questo pranzo, chiamiamolo così, abbiamo un totale di 78 grammi di carbo, 12 grammi di fat e 49 grammi di proteine. Oggi in ogni caso non mi allenerò, quindi sarà per me un rest day completo. Cercherò anche di recuperare un attimino, fortunatamente anche questo weekend ce l'avrò un pochino più libero dal lavoro. Lo sfrutterò per ripristinare bene le energie, perché poi da lunedì e mercoledì prima di partire andrò a lavorare in Gold Gym. Dovrò fare un po' di cose, tra l'altro anche lunedì la visita medico sportiva agonistica per la gara che invece farò il 10 giugno, di cui ancora non vi ho parlato, ma farò dei video a riguardo. Finito Rimini, essendo rest day, adesso sfrutterò un po' la giornata anche per un po' di pratica di posing. Quindi quello che faccio di solito è ripetere per 3 volte tutti i giri di pose di confronto e per altre 3 volte le pose obbligatorie, poi cercare comunque di rifare un pochino di volte la routine per memorizzarla e impararla meglio. Fondamentale
Posing, cerco di farlo ogni giorno, almeno qualche settimana. Se non pratichi, oltre che a non essere familiare con le pose sul palco, fai anche proprio fatica a tenerle, perché una volta che sei su comunque tra i confronti, call out, eccetera, devi essere in grado di riuscire a, tra virgolette, mantenere la performance costante nel tempo, quindi cercare di rimanerla più in breve possibile. L'unico modo per farlo è praticare tanto prima, così bene o male sei abituato a tenere le pose, a capire come gestirti. E quindi poi a protrarre la situazione del palco al meglio. Ora sono le 4:18, quindi è l'ora del quarto pasto. Oggi non so come mai mi sono svegliato molto presto, cioè presto la mattina di mio, senza sveglia, quindi ho anticipato praticamente tutto quello che era la mia giornata a livello di pasti. Quindi di solito adesso sono massimo al terzo. Però inizio a preparare da mangiare, ho fame e poi cercherò di tirare fino a cena per fare lo spuntino per Nanna. C'è di buono che anticipando così i pasti domani mattina lavoro alle 9, quindi magari questo mi aiuta poi a anche andare a dormire prima e svegliarmi meglio domani mattina, quindi andiamo a vedere cosa mangiare. Quindi in totale gallette, zucchine e pollo. Macro totale di questo pasto: 40 grammi di carbo, 12 grammi di fat e 38 grammi di prote, fat perché ho aggiunto anche 10 grammi di olio. E poi una cochina zero. Cosa ragazzi, questo mese sto proponendo un giveaway per Prozis, che comunico anche su Instagram, in cui chi fa l'ordine maggiore di tutti entro la fine di questo mese vincerà un barattolo di proteine o idro o isolate, a sua scelta, mentre invece il secondo ordine maggiore un barattolo di creatina. Per partecipare, link qua sotto in descrizione, vai su Prozis, fai il tuo ordine, usa il codice sconto LORENZO10 al checkout, me lo mandi in direct su Instagram, quindi seguimi là e mi iscrivi eventualmente là, e a fine mese farò il sorteggio e comunicherò lì il vincitore. Ragazzi, ormai siamo alla fine del video. Mi rendo conto che a volte ero un pochettino sottotono durante le clip, ma la stanchezza si inizia a far sentire. Cena è stata 100 g di riso venere, 150 g di macinato e verdure e 10 g di olio. Mentre per concludere la giornata, quindi l'ultimo pasto, sarà 50 g di pane azimo e poi questa zero bar di Prozis. Avrei l'albume, solo che è finito. Sono le 10:54 di sera, quindi è un po' difficile recuperarlo. Però questo è un ottimo compromesso, perché l'ultimo pasto sarebbero stati 150 grammi di albume, questa 12 grammi di proteine nette, quindi siamo là. A sostituire i grassi del tuorlo d'uovo che avrei sempre nel pre-nanno, ancora siamo là. E carbo molto molto bassi, quindi rientro nei macros di oggi. Di riassunto totale della giornata: calorie 2588, quindi oggi era un giorno alto, chiamiamolo, di ricarica. Suddivisione dei macros: 206 grammi di proteine, 316 grammi di carboidrati e 69 grammi di grassi. È ora di mangiarmi sto ben di Dio. Ci vediamo al prossimo video. Iscriviti al canale, metti un bel like e mi raccomando che a breve tanti video interessanti sulle gare tra Rimini, le prossime e quant'altro, più la fiera del fitness a Rimini Wellness. Buona serata.